Ciao a tutti, sono Player dei Due Giocatori Incapaci e continuiamo Pitfall della Fourth Edition. Scusa. Tu sei Pitfall Harry. Riporti alla luce il passato e combatti il male. Beh, più o meno ci siamo. Ma come fai? Che cosa hai fatto? Che posso fare per te, Harry? Sono stato al tuo villaggio. Credo siano preoccupati per te. Volevo prendere delle farfalle. Perché? Non c'è bisogno di un motivo per desiderare qualcosa. Se ti catturo delle farfalle, tornerai a casa? Se così vuoi. Farfalle in arrivo! E come cattura le farfalle? Oddio. Non ho trovato tutte le farfalle. Ho sentito. Mi è apparso sentire la scimmia. Ok, dai, che sto 4. Ce ne stanno 3. Cerchiamo di non cadere in acqua. Ho bisogno di una qualche specie di scudo per passare di qua. No. Qua. Dove stai, maledetta? Dai. Ok. Un altro. Dai! Fatta pure questo. Un altro. Ah, ok. Ce l'ho fatta. Dai pure qua. Oh, e so già 7. Bene, ma ne desideravo di più. Quanto rompi il cazzo però, eh? Allora, venuto qua. Grazie. Vieni a trovarmi al villaggio quando hai tempo. La fase 1 del mio piano era riuscita. Il salvataggio della principessa dalle malvagie farfalle. Pregustavo già la fase 2. L'entrata trionfale nel villaggio dei nativi. Ok. Pensavo che parlava ancora. Avanti. Speriamo che quello non mi uccida. Me ne strafurto di voi. Stai caro. Sei tornato. Ora ti uccido. Chi credi abbia convinto la vostra principessa a tornare insieme a tutte quelle farfalle? Sei stato tu. Allora sei il benvenuto nel nostro villaggio. Prima di entrare ti volevo chiedere, così giusto per... se forse un giorno di questi, mentre non sei troppo preso, forse mi permetterai, sai no, di ucciderti? Perché sei così fissato con l'uccidere? Beh, è una storia lunga. Hai mai pensato di impiegare diversamente le tue energie? Che so, darti un hobby, come inseguire i cinghiali, per esempio. Potrei inseguire un cinghiale e ucciderlo. Certo. Adesso potreste aprire il cancello, per favore. Vabbè. I matti. Oh, ma ha chiuso. Bastardo. Dove devo andare? Ah, eccola. Oh, papu papu. Oh,
Hai reso un gran favore al nostro popolo riportando al villaggio la principessa Mikkei. Adesso sei un membro onorario della nostra tribù. Topa! Topa. Prendi questo scudo. Ti difenderà dalle armi. Ti proteggerà dal sole. E potrai utilizzarlo per galleggiare sull'acqua del fiume, ma solo per 5 secondi. Dopodiché affonderà. Grazie. Che il rito d'iniziazione abbia inizio. Sarebbe? Quale rito di iniziazione? L'anno scorso abbiamo iniziato 12 uomini. 2 sono sopravvissuti al rito, per cui non hai niente di cui preoccuparti. Niente. Carmi. Okay. Ah, è vero, con lo scudo non mi fanno niente. Hai superato il rito di iniziazione, a quanto sembra senza morire. Adesso puoi partecipare agli antichi giochi di abilità e muoverti liberamente. Il mio popolo non ti farà alcun male. Ottimo! Anche se i nostri guerrieri non ti attaccheranno nella giungla, esistono dei rinnegati fuori dal nostro controllo. Evitali, cercheranno di distruggerti. E come faccio a distinguerli dai tuoi guerrieri? Dai loro occhi rossi fiammeggianti. Ah, quelli là. Perché i loro occhi sono rossi? Nessuno lo sa con certezza. Alcuni credono sia la combinazione della magia e del male, ma è solo un'ipotesi. Forse passano troppo tempo a guardare il sole. Una volta avuto lo scudo, capii che potevo dirigermi verso la radura delle farfalle e il territorio dei rinnegati per scoprire che cosa avevano in mente e, chi lo sa, magari trovare una coppia di esploratori legati da qualche parte. E a cosa servirebbero? Vabbè, fammi andare qua. Uccido. Boing. Combini. Faccio boing. Me ne ero accorto. Allora che me lo chiede a fare? Sei un tipo strano, sai? Sai, la vita è sempre più complicata. Sputa l'osso. C'è questa ragazza. Continua pure, il dottor Cupido è all'ascolto. Nicole. Oh, ottimo soggetto. Mi ha accarezzato per 2 ore dietro le orecchie. Sarebbe perfetta per te, se non che ovviamente ti reputa un idiota. Perché non ti sei messo a parlare quando dovevi? Non puoi vivere pensando sempre al passato, Harry. Da quando ho cominciato a parlare, mi venerano come un dio. E là, ragazzi, come butta? Pensavo ti venerassero come un dio. Beh, non tutti si sentono a proprio agio vicino a un dio. Andiamo.
fosse scimmia messa lì da poco fastidio. No, ma che... ma dai. Vabbè, almeno prendo questo. Aia. Stare un po' zitti, non ti serve. Ah, Mutti, ma è a tempo. Sì, vabbè, già ho sbagliato. Dai che ce la faccio. Fatta. E già sta a base loro. Oddio, i piante vengono sull'aria. Oh no, a dare un palo. Aia. E basta. Devo andare. Non ce la posso andare ogni qua. Ah, come un villaggio. La base dei ricchi. Ah, ecco, l'ho fatto. Strage. Poi ci sarà la costretta. Parato. Vabbè, morti. Come dire, io posso dire addosso. Strage. Ho vinto io. Altri. Ah no, scappa via. Ma non muore là. No. Oh, ecco la maschera di gas. Come l'equipaggio? Dopo aver chiuso l'avamposto dei rinnegati, trovai una maschera antigas che avevano rubato dai resti del nostro aereo.
Sapevo che mi avrebbe permesso di superare le nuvole puzzolenti incontrate nella giungla a nord e forse persino di raggiungere le montagne. Che ragazzi, se per il mio compleanno, bombe puzzolenti e una maschera a gas. Dicevo, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e ci vediamo al prossimo episodio. Bella.